Buongiorno a tutti e in particolare buongiorno al professor Arnaldo Benini. Ho il piacere e l'onore di introdurlo nella conferenza di oggi che si intitola Il tempo nel cervello. Il professor Arnaldo Benini è innanzitutto un medico, neurochirurgo all'ospedale cantonale di San Gallo e alla Fondazione Schulz di Perugia, di Zurigo, e docente di neurochirurgia e neurologia all'Università di Zurigo. Il professor Benini ha anche pubblicato numerosi saggi su Minkowski, di cui ha tradotto il saggio sulla afasia dei poliglotti, su Vesalio, sulla fisiologia del dolore di Cartesio, sul medico napoletano Cotugno, che per primo ha descritto la sciatica. Ha curato anche l'edizione italiana di libri di Karl Popper. Ha scritto inoltre saggi sull'eutanasia della coscienza del medico, su problemi etici della genetica e sullo stato vegetativo permanente. È un medico che da sempre ha passato la sua vita a studiare e a curare il cervello umano. Collabora alle pagine di Scienza e Filosofia, in particolare nell'edizione domenicale del Sole 24 Ore. Temi che particolarmente sono a cuore e sono stati trattati dal professor Arnaldo Benini sono quelli sulla coscienza, sul cervello e sul tempo, in particolar modo il loro collegamento tra la scienza e la filosofia. Le tematiche che sono state richiamo i libri più recenti che sono Che cosa sono io? Il cervello alla ricerca di se stesso, La coscienza imperfetta, Le neuroscienze e il significato della vita e da ultimo, che si riconduce al tema che verrà trattata nella relazione odierna, la neurobiologia del tempo. Questo ultimo saggio, Neurobiologia del tempo, è una eccezionale perla di divulgazione scientifica che spazia da Platone fino ad arrivare alle più recenti scoperte sulle neuroscienze cognitive. Questo mi permetto di introdurre o di dire questo ultimo testo. Il tema affrontato in questo appunto ultimo saggio, Neurobiologia del tempo, è quello del tempo. I fisici sono convinti che il tempo non esiste. Scienziati e filosofi da sempre provano a rispondere a questa domanda. Che cosa è il tempo? Passerei la parola al professor Benini che ci introdurrà e che ci spiegherà questo tema. Bene, buongiorno, grazie dell'attenzione, grazie di essere qui, grazie signora della presentazione molto, molto, come dire, lodevole che lei ha fatto di me. Cerchiamo di trattare oggi il tema del tempo, un tema tremendo che interessa la coscienza e la cultura umana da millenni, ai quali a questa domanda sono state date diverse risposte, ma la cosa strana però anche in questo è che sono stati pochi coloro che si sono interessati direttamente del tempo. Il primo a parlarne è stato Platone nel Timeo e da lì, da quello che lui ha detto nel Timeo, cioè che il tempo è stato creato da Dio e il tempo durerà fin quando durerà ciò che Dio ha creato, di lì poi hanno ripreso tutti gli altri, da Plotino a Sant'Agostino, di cui vedremo. Ma la domanda specifica, che cos'è il tempo? Badate, questa non se l'è mai posta quasi nessuno fin quando le neuroscienze cognitive, a partire da metà dell'Ottocento, si sono interessati di questo problema. Sì. Io sfido chiunque qui che conosca i testi di scienza a trovare un libro di fisica a partire da Newton che si ponga questa domanda. Il fisico tratta il tempo in tante maniere fino al punto di eliminarlo, di sostenere che il tempo è un'illusione, senza essersi mai chiesto che cosa il tempo sia. L'unico, ecco, c'è un'eccezione che è
Feynman, citato anche prima, Richard Feynman, il quale dice: a me che cosa sia il tempo, che è stato una delle menti più intelligenti del secolo scorso, a me che cosa sia il tempo non interessa proprio niente, a me interessa solamente come si misura. La domanda è: come si fa a misurare una cosa che non esiste? Ecco, queste sono le contraddizioni di questa situazione oggi nella cultura. Allora, che cos'è il tempo? Io vi invito, cercando di introdurvi in questo tema dal punto di vista delle neuroscienze cognitive, non della fisica, di cui io non so praticamente niente, se non appunto la negazione del tempo, a fare un piccolo, a quello che Galilei chiamava l'esperimento mentale. Voi pensate, riflettete un momento, quando voi guardate l'orologio per sapere che ora è, a che cosa date un valore numerico? Sono le 3, le 5. Che cos'è quello cui voi date questo valore numerico? Ma date l'orologio, che è un marchingegno scoperto e applicato dal cervello, non ha nessun significato finché non c'è un cervello che lo guarda per dare quel valore numerico di nuovo. A che cosa? A qualche cosa che noi sentiamo essere presente e continuo nella nostra esistenza e nell'esistenza del mondo, che è il tempo. Allora, il tempo che cos'è? Chiediamoci appunto come sia possibile un meccanismo di questo genere. Un famoso antropologo e sociologo, Norbert Elias, ha scritto un libro proprio su questo, dicendo: ma come faccio io a credere ad un'ora e al tempo se io un'ora non l'ho mai vista, non l'ho mai toccata? Ecco, questo è il modo sbagliato di porsi il problema del tempo. Il tempo è elusivo, non si tocca, non si vede, non si percepisce come si percepiscono suoni e colori. La domanda appunto che divide radicalmente oggi, ancora adesso, le scienze fisiche dalle scienze neurologiche è: ma il tempo esiste o è un'illusione? Einstein, qui sarebbe interessante anche fare una monografia del rapporto di Einstein col tempo, non era mai convinto di quello che diceva quando lui parlava del tempo, basta pensare che ancora nel 1929, cioè 23 anni dopo che era stata formulata, o 22, che era stata formulata la teoria dello spazio-tempo, cioè il tempo non esiste come tale ma soltanto come quarta dimensione dello spazio, diceva che lui non riusciva ancora a crederci. Va bene. Poche settimane prima della sua morte, nel 1955, morì il suo più caro amico di tutta la vita, che era un italiano, Michele Besso, che stava a Torino. Allora lui scrisse alla famiglia che questo amico l'aveva appunto lasciato, ma la distinzione fra passato, presente e futuro è soltanto un'illusione testardamente tenace, per cui questo spazio di tempo, diciamo, in cui rimaneva senza amico, non aveva nessun significato. Il tempo è un'illusione tenace. Questa è la sua frase. Feynman, l'ho già ricordato prima, e questa affermazione che il tempo non esista, il tempo è un'illusione, in realtà non c'è, non è un evento reale della natura e della nostra esistenza, continua nella fisica contemporanea ed è... Io prima ho sentito la conferenza del professore che mi ha preceduto prima nella sala accanto, in cui ha detto una cosa che mi ha molto, come dire, confortato in quello che vi sto per dire, quando lui dice: la matematica non è una scienza, questo l'ha detto prima, è un meccanismo che aiuta la scienza, ma di per sé non è una scienza. Quindi un'affermazione matematica non è un'affermazione scientifica. Ora, la negazione del tempo da parte dei fisici avviene in base a delle equazioni, quindi è una negazione matematica, ma che non riflette la natura nella quale viviamo. Noi sentiamo di vivere nel tempo, sentiamo che l'universo scorre nel tempo, che questo elemento, che questo processo è presente ed è continuo.
La neurobiologia, adesso questo cercherò in questa breve conversazione di darvi un'idea generale di come le neuroscienze cognitive, che hanno preso a interessarsi del tempo come meccanismo cerebrale, a partire dalla metà dell'Ottocento fino ad oggi, sono arrivati a dimostrare, e secondo me in modo convincente, che il cervello è una macchina del tempo. Questo è la conseguenza o, diciamo, lo stato attuale delle neuroscienze cognitive. Ora adesso facciamo una storia rapidissima. Quando si parla di tempo non si può non citare questa frase dalle Confessioni di Sant'Agostino, dice: se io so che cos'è il tempo finché nessuno me lo chiede, se lo devo dire poi non so più che cosa dire. La storia non è più così, noi oggi siamo in grado di dire che cos'è il tempo, perché le neuroscienze cognitive hanno scoperto che il tempo è un meccanismo del cervello. Ecco, lo dicevo anche prima, non sono stati molti gli scienziati, i filosofi e i teologi che si sono interessati del tempo, perché è un tema, come devo dire, molto elusivo, molto difficile, molto, molto intricato. Platone, Plotino, Sant'Agostino, fra Newton e Leibniz ci fu una delle loro controversie furibonde, fu proprio sul senso del tempo. Io cito qui Newton in modo particolare perché Newton è quello che ha coniato il termine di tempo assoluto. Per lui il tempo esiste, ma è fuori dal mondo. Il tempo, lui dice, è l'orologio di Dio e il tempo scorre indipendentemente da quello che succede nel mondo e quello che succede nella vita della gente. Il tempo va questo. Invece Leibniz diceva, no, il tempo non esiste, ma insomma questo è un'anticipazione leggera di quello che si pensa adesso, ma la negazione del tempo, anche Leibniz dice che il tempo non c'è, che il tempo è soltanto un meccanismo col quale noi colleghiamo degli eventi che si verificano e che dobbiamo collegare insieme. Ma poi pensate allora come si ragionava, il tempo non è in Dio, come diceva Newton, secondo il quale il tempo era il suo orologio, perché ciò è incompatibile con la semplicità divina. In questo modo si era liberato del problema. La grande, profonda e radicale, definitiva, direi, riflessione sul tempo è stata fatta da Immanuel Kant. Le neuroscienze cognitive, la procedura, gli algoritmi delle neuroscienze cognitive che studiano i meccanismi del tempo si basano ancora oggi su quello che ha scritto Immanuel Kant nella Critica della ragion pura, il quale dice che il tempo, diciamo il senso del tempo, è dato a priori. A priori, cioè prima, di che cosa? A priori rispetto all'esperienza. Cioè noi abbiamo tradotto adesso in un linguaggio più moderno, noi abbiamo dentro di noi, trasmesso da una generazione all'altra per via genetica, questo naturalmente Kant non lo poteva sapere, ma lui insiste, il senso del tempo non viene dal mondo esterno, il senso del tempo è dentro di noi e dentro questo traliccio mentale che noi ereditiamo, inseriamo l'esperienza, sia l'esperienza del mondo che la nostra esperienza interiore, dentro questo elemento a priori della nostra coscienza. Non è l'unico. Tempo, spazio e causalità. Anche la causalità, se c'è un evento, c'è anche un elemento che l'ha prodotto, quindi c'è una causa e un effetto, è inserito nel tempo, c'è un prima e un poi, e nello spazio altrimenti. Voi di questo ne parleremo poi fra un momento, del fatto che il tempo, le metafore del tempo sono in genere spaziali. Io torno allora, tempo, spazio e causalità sono gli elementi della nostra riflessione. Noi riflettiamo in base a questi tre tralicci che la natura ci trasmette. Noi non li troviamo nella natura. Questa è una frase straordinaria di Kant
che fa riferimento niente meno che a Galileo Galilei, che aveva detto la stessa cosa, non con la stessa chiarezza, non con la stessa la convinzione sì, ma non con la stessa chiarezza, che il nostro rapporto col mondo non dipende dal mondo, ma dipende da noi. È la persona l'elemento fondamentale dell'esperienza e dipende dai suoi meccanismi cognitivi come il mondo poi viene ad essere. Questo l'aveva detto Galileo Galilei in quell'opera straordinaria che è Il Saggiatore, quando dice: io sento un suono, ma se il cervello non c'è, il suono non c'è più. Ed è quello che noi oggi con le scienze sappiamo, che il suono non esiste, esistono delle movimenti dell'aria di diverse lunghezze d'onda e il suono è dato dalla stimolazione che questi movimenti dell'aria creano nel cervello. La musica non è nelle orchestre, la musica è nel nostro cervello, questo come conclusione generale. Questo l'aveva detto Galilei 200 anni prima, ma nessuno se ne era accorto. Allora, la domanda, una volta accettata, una volta posto questo a priori, che il senso del tempo, come dello spazio e della causalità, noi, è dentro di noi perché così noi veniamo al mondo, sono meccanismi nervosi che noi ereditiamo col genoma, allora questo meccanismo dov'è? È dentro di noi, diceva Kant, ma dove? Nello spirito? Allora si parlava in questa maniera. La grande scoperta, quasi casuale, fu fatta nel 1849 da un ragazzino, adesso qui viene un gran signore, ma insomma quando fece questa scoperta non aveva neanche 30 anni, che si chiama Hermann von Helmholtz. Scusate, qui adesso una breve excursus di storia della biologia. Allora, questo veniva dalla grandissima scuola di Berlino, che è stata la matrice di tutta la biologia, anche contemporanea, viene di lì, dalla scuola di Johann, appunto dalla scuola di Berlino. Uno dei principi, adesso veramente sembra curioso, ma assolutamente intoccabili, era come proprio metterlo in dubbio, era un sacrilegio, è che quando si stimolava attraverso un nervo, un muscolo, il muscolo si contraeva e si contraeva simultaneamente allo stimolo, cioè non c'era nessuno spazio di tempo fra lo stimolo e la contrazione. Era perché? Perché noi non lo vedevamo, perché in realtà quando si fanno questi esperimenti si ha l'impressione che sia così. Si stimola e il muscolo si contrae, senza nessun intervallo. Dice, questa è la verità, questa è la natura. Hermann von Helmholtz prende, allora si usavano le gambe delle rane, lo vedete qui in questi magnifici, cioè una volta i lavori scientifici erano correlati da disegni di questa bellezza straordinaria, che oggi non si fanno più, prendeva la gambina della rana. Qui si vede meglio, questa è la gamba della rana, veniva collegata con dei fili elettrici e poi veniva stimolata. Lui si rende conto, e questo è il disegno famoso, vedete, questa è la gamba della rana, scusate, questo è il muscolo della rana, questa è la corrente elettrica, sono i fili della corrente elettrica, quando si stimola il muscolo si contrae. Se veramente fosse simultanea, è questa linea qui che voi vedete dovrebbe salire verticale, invece salire è obliqua, cioè il muscolo per contrarsi ha bisogno di tempo, cioè è il tempo che impiega lo stimolo dalla partenza fino ad arrivare al muscolo. Tant'è che poi Hermann von Helmholtz dice: più lungo è il nervo che io stimolo, cioè più lungo è il tragitto che deve fare lo stimolo, più bassa è questa linea che si sposta in alto, è inclinata in modo più basso, perché ci vuole più tempo. Qui scoppiò veramente a Berlino, nella scuola di Berlino, scoppiò veramente, perché era il criterio era: questo non esiste, ci vuole del tempo, anche qui, finché poi si convinsero, e qui von Humboldt, che allora era l'eminenza grigia di tutta la scienza europea, dice: è una scoperta così notevole da parlare da sola per la sorpresa che suscita.
Cioè, la sorpresa qual è? Che avvengono delle cose nel mondo che noi osserviamo di cui non ci rendiamo assolutamente conto perché il cervello le modifica. Cioè noi non siamo a diretto contatto con la realtà, ma siamo a diretto contatto con la realtà così come ce la trasmettono i meccanismi cerebrali. E i meccanismi cerebrali questa realtà, come in questo caso, la possono alterare. Questa alterazione oggi si chiama compressione del tempo. Cioè il tempo che c'è, questo tempo esiste, viene compresso. E allora era fatica, è divertente anche, sono le lettere fra Hermann von Lenzo, che aveva 27-28 anni, e il padre, il quale diceva, ma cosa vai, stai attento, ti rovini la carriera, perché i professori dell'Università di Berlino erano tutti convinti del contrario. Dice, stai attento a quello che fai. Poi, piano piano, le cose si sono realizzate. La scoperta di von Helmholtz, grande, è stata proprio questa. Cioè che il cervello, i meccanismi del tempo sono dentro al cervello, tant'è che il cervello è in grado di modificarli e di alterarli. Con quale criterio? Adesso cerchiamo poi di... Sono cose che si sono poi capite col tempo. Ecco, poi Hermann von Helmholtz poi ha fatto una strana carriera, perché poi queste cose... Dov'è il tecnico qui? Aspetti un po' tempo, un momento. Scusate tanto, ma... È quello lì. Tempo fu lì. Ecco qua, scusi, eh. Sì, sì. Aspetti un attimo. C'è qualcosa che si manca. Poi Hermann von Helmholtz purtroppo lasciò questo campo, lui è stato il fondatore praticamente della scienza dello studio degli occhi, dell'ottica moderna, è stato lui e poi altre cose. Era un grande lettore, ha scritto anche un saggio magnifico su Immanuel Kant, e questo credo che non sia un caso. E poi questa ricerca fu abbandonata. Fu abbandonata fino agli anni 60 del secolo scorso, cioè per 100 anni. Il motivo non è che non molte persone non si chiedessero questo, il motivo è che per studiare una cosa del genere, per studiare il senso del tempo, bisogna avere un cervello che funzioni. Non lo possiamo studiare negli animali o nel cervello, nelle autopsie. Ci vuole un cervello che funzioni e che noi siamo in grado di controllare. Quindi, soltanto a partire dagli anni 60, con perfezionamento dell'elettroencefalografia e poi dalla visualizzazione del cervello, si è potuta riprendere questa ricerca con i risultati che poi vedremo. Ma dei dubbi ce n'erano. Questo Mach, che è stato un epistemologo straordinario, che era fisico e anche filosofo, che ha scritto 3 bellissimi saggi sul senso del tempo, uno dei quali sul senso del tempo nella musica. Senza il senso del tempo la musica non esisterebbe, come sarebbe molto difficile il linguaggio, se non avessimo il senso del tempo con cui intervallare le parole. Lui dice, non c'è dubbio, questo lo scrisse nel 1900, poco prima di morire, che il nostro modo di concepire il tempo è dovuto alla nostra organizzazione biologica, cioè è dovuto al nostro cervello. Un altro che si è interessato molto del tempo, ha scritto anche un libro bellissimo sul tempo, ma dal punto di vista fenomenologico, neanche psicologico, è questo grande filosofo Husserl, che scrive in un tedesco veramente enigmatico, ma insomma la concezione sua è che la coscienza primordiale di cui fa parte il tempo, il senso del tempo, il senso dello spazio e la causalità precede l'esperienza. Io posso così ricordarvi che giovedì prossimo a Bologna, nel Festival della Medicina che si tiene a Bologna, c'è la signora Moser, che è una norvegese che nel 2014 ha avuto il premio Nobel insieme al marito, dal quale poi adesso si è separata, ma insomma, per aver scoperto e descritto definitivamente i meccanismi nervosi congeniti del senso dello spazio.
tridimensionale. Li ha studiati nei topi, ma sono uguali ai nostri, come ulteriore conferma di queste cose. Vabbè, poi, ripeto, dal punto di vista della ricerca scientifica, dell'esperienza, non si è più fatto niente, proprio perché non c'era, come dire, non c'era la metodologia necessaria per studiare dei fenomeni del genere. Ma adesso fu un tema interessantissimo da parte degli psicologi. Questo è Eugen Minkowski, che era il fratello di quel Minkowski matematico che aveva, era il nipote che aveva creato la teoria dello spazio-tempo, no? Del 1906, la comunicò col O5, di fronte alla quale Einstein aveva molte difficoltà. Questo è stato un grandissimo psicologo o neuropsicologo dell'Università di Parigi, che si è molto interessato del tempo e ha scritto un libro meraviglioso che è Il tempo vissuto, che è stato tradotto anche in italiano, pubblicato da Einaudi nel 71 e nel 2004. Lui divide sistematicamente il tempo in due categorie. Uno è il tempo oggettivo, quello della fisica, quello col quale si fanno le esperienze, che da Newton in poi, dice lui, procede di astrazione in astrazione. Quello è il tempo assoluto, che cos'è? Il tempo accettato da tutti, il tempo misurato dagli orologi, il tempo della società, con cui si regolano i rapporti, i viaggi in treno, gli orari e tutta questa roba, è il tempo, è questo tempo assoluto, il tempo dell'orologio, che nella letteratura scientifica si abbrevia con GT, che sarebbe stranamente il tempo del governo, government time. Perché? Perché era il tempo degli orologi che una volta erano nei campanili, nelle cattedrali, nei palazzi reali, cioè nei posti del potere e del governo. Questo è il government time sul quale appunto si regola la nostra società oggettivamente. L'altro tempo è il tempo vissuto, il tempo della vita, il tempo fenomenologico, il tempo, il senso del tempo, che è profondamente modificato dall'affettività e dall'emotività. Einstein stesso, per spiegare, dice: il tempo soggettivo è il senso primordiale del flusso del tempo, noi lo sentiamo come tale, come PT, personal time. E porto un esempio curiosissimo, Einstein. Einstein dice: passare un'ora in un parco insieme a una bella ragazzina dura un minuto, ci sembra che duri solo un minuto perché passa così in fretta e senza problemi. Mentre invece stare seduti su un fornello acceso per un minuto sembra che duri un'ora. Il paragone è strano, ma riflette proprio la metodologia e la fenomenologia di queste due esperienze, del tempo fenomenologico, del tempo personale e del tempo oggettivo assoluto, che è il tempo il tempo. Entrambi questi tempi, cioè questi sensi del tempo, sono creati dal cervello. Il tempo, il GT, è creato dal cervello razionale, tutta la parte razionale del cervello, l'altro, il personal time, con la collaborazione, l'intervento e gli effetti della parte emotiva del nostro cervello, cioè del cosiddetto sistema limbico, che si trova a metà, lo vedremo più avanti, e lì si svolgono tutte le nostre emozioni. Questo, ripeto, dal punto di vista delle neuroscienze, questo è stato, queste cose di psicologia, alcuni filosofi sono intervenuti sul tempo, ma insomma la sostanza della ricerca sul tempo è cominciata con questo stranissimo, straordinario, genialissimo personaggio che è Benjamin Libet, che era un neurofisiologo della California. Io vi faccio vedere, non vi spaventate, per amor di Dio, questa curva, cerco di spiegarvela rapidamente. Che perché? Perché questa è una delle curve più famose della ricerca scientifica in assoluto. E questa io l'ho presa da un lavoro di Libet del 79, ma una ricerca che cominciò alla fine degli anni 60, anche questa
curva fu fatta dall'inizio degli anni 60. Adesso cerco di spiegarvela. Che cosa studia Libet? Libet studia i meccanismi della percezione, cioè dei meccanismi con i quali noi entriamo in contatto col mondo. Va bene? Facciamo un esempio qualunque, ma questo vale per qualunque percezione. Ad esempio quello del tatto. Quando noi tocchiamo qualcosa, cosa succede? Che i meccanismi nervosi, le terminazioni nervose dei nervi delle dita e della mano vengono attivati e partono degli stimoli. Ecco, questo è il punto in cui si viene toccati. Noi abbiamo l'impressione di essere consapevoli di aver toccato questo punto nel momento stesso in cui avviene. È così o no? È così. Toccato, so subito. Le cose invece vanno molto, 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 sono molto diverse. Questo è il punto in cui si viene toccati. Poi qui quello che vedete è un'elaborazione elettrochimica di questo stimolo, poi parte lo stimolo, che deve fare tutto un viaggio lungo attraverso i nervi del braccio e poi della parte cervicale del midollo e del midollo e del Hirnstamm, come si chiama, del tronco encefalico. Ecco, parte e va su e ci mette circa un decimo di secondo fino ad arrivare all'area della parte opposta della mano, cioè all'area dal lobo parietale sinistro, che è l'area della sensibilità della parte opposta del corpo. Ci mette un decimo di secondo, grosso modo. Un decimo di secondo. Lì, dentro quest'area, nel lobo parietale, lo stimolo viene elaborato in un modo estremamente complicato, poi, una volta che l'elaborazione è finita, di lì va ai centri frontali della coscienza. Solo in quel momento noi siamo coscienti di aver fatto quel toccamento. Quanto tempo è passato? Mezzo secondo. Cioè, fra il nostro toccare e la consapevolezza e l'attivazione dei meccanismi della coscienza di questo toccamento passa circa mezzo secondo. C'è chi poi l'ha rifatto questi esperimenti un pochino più lungo, un pochino più breve, ma insomma, la cosa chiara è questa. Quindi noi siamo sempre in ritardo, noi viviamo sempre e solo nel passato. Questa è la scoperta che fece questo, cioè il nostro rapporto col mondo è sempre dilazionato perché il cervello ha bisogno di un certo tempo per elaborare gli stimoli che vengono dal mondo. C'è un altro esperimento, questo ancora più famoso e ancora più chiaro, in questo senso, che è questo. Voi vedete qui, viene stimolata in pazienti che vengono operati in anestesia locale, quindi i pazienti sono svegli, sono operazioni stereotassi, insomma. Allora, elettricamente viene stimolata l'area della mano, cioè quella che viene raggiunta dallo stimolo che parte dalla mano. No, qui no. Qui viene stimolata direttamente. La cosa curiosa è che dopo mezzo secondo, ci risiamo, il mezzo secondo classico, si sente un crampo nella mano, perché è il tempo necessario, quel mezzo secondo, all'area parietale per elaborare lo stimolo elettrico che è arrivato per trasmetterlo poi, lo vedete in queste due frecce, alle aree della coscienza che sono nella fronte. Cioè ci vuole mezzo secondo. Se si alza l'intensità della corrente, non è che il tempo diminuisca, deve essere mezzo secondo. Cioè il cervello, l'area parietale, per elaborare tutti gli stimoli che arrivano a lei, gli stimoli della percezione, qualunque tipo di percezione, ha bisogno di mezzo secondo. Cosa di cui assolutamente non abbiamo la minima coscienza. Quindi il cervello ha bisogno di questo tempo, ma lo comprime, o per meglio dire, lo sopprime completamente per la nostra coscienza. Perché io penso sarebbe una bella seccatura, se avessimo veramente la coscienza di questo spazio di tempo.
La neurobiologia, come si manifesta nell'esistenza, nella vita, tutto questo? Voi siete in automobile o il motorino, che io ho visto, ce ne sono tanti, arrivati al semaforo e c'è il rosso. Voi siete tranquilli, ma non succede niente. Il senso, il personal time di questo tempo, per voi è indifferente. Se arrivate al semaforo e avete una gran fretta, va bene? E avete una gran fretta perché perdete il treno, perché è una storia o l'altra. Questo tempo, GT, che è uguale a quello di prima, è molto più lungo, fino al doppio a volte. Quello che si sente, e questo è una delle conseguenze degli influssi, dei meccanismi dell'affettività e dell'emotività sul senso del tempo. Un'altra cosa interessante, io nel libro ho anche raccontato il caso, un caso molto impressionante, di un uomo di 50 anni, e io sono stato soprattutto un medico, il mio interesse a questa roba, a questi casi, a questo problema, è venuto da quando io, giovanissimo assistente alla clinica di Zurigo, mi dovevo occupare di pazienti in genere con, erano tumori o ictus cerebrali, alcuni dei quali avevano come sintomo principale, di cui nessuno teneva conto, questo è curioso, anche questo, i disturbi del senso del tempo. Quindi mi venne così, non avevo sentito parlare di sta roba mai al mondo, mi venne in mente in quel momento che il cervello con questa roba aveva poi qualcosa da fare. Questa persona aveva avuto un ictus nel lobo parietale destro, che è quello più importante in questi meccanismi. Si era ripreso, aveva avuto una parese, completamente, tranne che cosa? Adesso voi mi guardate e mi sentite, voi sentite quello che dico e perlomeno quelli in prima fila qui vedono le mie labbra che si muovono, che sono congruenti con quello che dico. È così? In realtà la velocità con cui voi vedete è circa 10 volte la velocità con cui voi poi sentite. E com'è che allora è tutto simultaneo? Non so se mi spiego. Ecco, questo povero paziente aveva perso la simultaneità del linguaggio. Cioè, lui vedeva le labbra, sentiva quello che la gente diceva, ma non era congruente. Dice che era una cosa talmente fastidiosa che lui la gente la guardava sempre nella pancia o cercava di trattare le cose al telefono, perché questa congruenza non c'era più. Quindi anche questa compressione del tempo avviene continuamente nella nostra vita, in modo poi finalisticamente da renderci l'esistenza più semplice. Voi guardate queste linee qua sotto. Questo è il GT, cioè qui c'è un tasto, al punto lì, viene premuto, dopo un GT, cioè un tempo preciso, succede qualcosa, che può essere un suono, un lampo, qualche cosa. Questo è il tempo oggettivo, assoluto. Il tempo personale è sempre inferiore, sempre. Non ci sono eccezioni. È sempre minore del tempo assoluto. Se noi siamo noi a pigiare il tasto, cioè se colui che guarda è consapevole di essere la causa di questo fenomeno, il PT, il tempo personale, è ancora più corto. Questo è un meccanismo totalmente inconsapevole che lega la causa all'effetto in modo più stretto. È chiaro questo? La causalità viene in questo modo valorizzata di più perché causa ed effetto vengono sentiti più vicini. Anche questo è una manipolazione del cervello. Un'altra cosa descritta da Mach all'inizio. Mach racconta, nei suoi magnifici lavori, lui aveva uno studio accanto ad un laboratorio in cui venivano fatte delle esplosioni per gli esperimenti. Allora lui dice, riferisce nel lavoro, dice, ma guarda un po' che stranezza, io delle volte sobbalzo ancora prima di sentire lo scoppio nel laboratorio.
cioè prima di sentire. Questa fu la scoperta e il chiarimento del fatto che il nostro cervello è capace di mettere in movimento una reazione totalmente inconsapevole. D'altra parte è un'esperienza che facciamo tutti. Se voi toccate qualcosa che scotta, tirate indietro la mano prima di sapere che cos'è. È così? Sì, ci se ne accorge una frazione di secondo più tardi, ma la reazione avviene in quella maniera. In realtà una volta si diceva, ma allora in questo caso è il midollo spinale che fa tirare indietro. Non è il midollo spinale, assolutamente. È proprio il fatto che nel cervello esistono dei meccanismi che fanno compiere un'azione totalmente inconsapevole. Questa è un'esperienza. Voi sapete che nelle corse, nei 100 metri o quelle che sono, la partenza viene data con un colpo di rivoltella. È così? Il colpo di rivoltella viene sentito, cioè gli atleti partono circa 130 millisecondi dopo il colpo di rivoltella, che è poi il tempo che aveva visto Libet all'inizio, vi ricordate, un decimo per arrivare alla coscienza. Ma ne diventano consapevoli dopo mezzo secondo, che sono già in corsa. E così, io vi ricordo, se c'è qualcuno qui che si è interessato di football, io ricordo nel 1900, quando fu, non mi ricordo, che l'Italia vinse i campionati del mondo di football a Madrid, in Spagna, in una gara col Brasile, mi pare nelle semifinali, che se l'Italia avesse pareggiato sarebbe stata eliminata, quindi doveva vincere, negli ultimi minuti l'Italia era in vantaggio di un gol, fu data una punizione ai limiti dell'area di rigore italiano. Parte il tiro, allora era, come si chiamava, Zoff, che poi questa è una cosa che è venuta anche in tutti i libri di fisiologia, il Zoff parte nella direzione del pallone, il quale però viene deviato dal colpo di testa di un brasiliano, in tutt'altra direzione. Boffa un guizzo tremendo e riesce a fermarlo prima che passi di là, senza assolutamente avere potuto avere la coscienza di quello che succedeva. Quello fu una reazione immediata, ma non cosciente, quello che avviene poi sempre. Voi non so se sappiate, chi parte prima in queste corse a piedi, bisogna rifare, cioè, ma poi viene multato, viene messo fuori, viene escluso dalle gare, insomma viene punito uno che regolarmente parte. Allora degli allievi di Libet hanno fatto un'esperienza con 16 di questi atleti che regolarmente o quasi partivano prima. Cosa hanno visto? Che questo tempo iniziale di trasmissione dall'udito all'area parietale era più breve degli altri. Quindi i poveretti, quelli non ne avevano colpa, era il loro cervello che funzionava in un altro modo. Non è una cosa sorprendente perché in virtù dell'enorme complessità della struttura cerebrale non esiste un cervello uguale ad un altro. Adesso qualche esempio, se voi guardate un piatto di tagliatelle alla bolognese, cioè un cibo che vi piace, avete l'impressione di guardarlo, se il tempo in cui lo guardate è un piatto che vi ripugna, il tempo che lo guardate assoluto è uguale, va bene? Il tempo soggettivo di quando si guarda una cosa che piace è molto più lungo di quando si guarda una cosa che non piace. Ecco, questa è un'altra falsa simultaneità molto interessante. Se voi venite toccati, parliamo di tatto perché è la cosa più semplice, contemporaneamente, nello stesso istante, in faccia e in un piede, avete la coscienza sicura di sentire questi due toccamenti nello stesso istante in cui avvengono, entrambi. Ma voi pensate un po', lo stimolo dalla faccia al cervello praticamente sono vicini di casa, entra nel tronco encefalico e se di là, non so adesso quanti siano, ma insomma. Invece lo stimolo che parte dal piede deve fare tutto il nervo della gamba, tutto il midollo spinale
il tronco encefalico e poi arriva dentro, cioè c'è una differenza nella trasmissione dello stimolo molto evidente, di cui, di nuovo, non abbiamo nessuna coscienza. Cioè questa simultaneità dell'esperienza è il frutto di un meccanismo cerebrale che non corrisponde per niente alla realtà. Ne parlava già Hermann von Helmholtz parlando delle balene. Diceva, povera balena, lunga com'è. Se qualcuno, qualche animale, le va a morsicare la coda, prima di accorgersene ci vuole tanto tempo e quindi non riesce a difendersi. Questo era quello che lui scriveva. Ma questa simultaneità non esiste, in realtà. Esiste soltanto nella nostra coscienza, perché la nostra coscienza viene informata dai meccanismi cerebrali con una modificazione notevole del senso del tempo. Quindi che il tempo esista, sia reale, questo è indubbio, e che sia dentro il cervello, questo mi sembra indubbio. Quando il professore di fisica prima diceva, lo ripeto, la matematica non è una scienza, mi ha rincuorato, perché l'eliminazione del tempo da parte della fisica avviene in base a delle equazioni, non in base a un rapporto con la realtà. Come si fa a pensare che il tempo non esista? Nel tempo si svolge tutta la nostra esistenza, sempre nella stessa direzione, anche tutte le favole, il tempo che va indietro, quelle sono tutte balle. Il tempo ha una direzione, sempre, perché i meccanismi del tempo sono così. Quando si dice il tempo, quando si dice il Big Bang è successo 13 miliardi di anni e mezzo di anni fa, e così si è calcolato che sia venuto a quella distanza. E il tempo sarebbe nato in quel momento. Non è vero. Le neuroscienze non sostengono che il tempo è nato col cervello umano e che questo tempo assoluto viene trasferito nel passato per dare una dimensione, anche questa, a qualche cosa del quale noi siamo consapevoli. Una conferma del fatto che il tempo è un meccanismo e che quindi è reale, che è nel cervello, è quello che succede nel sonno, cioè nell'incoscienza del sonno. Sono esperienze che sono state comunicate le prime nell'80, ma le ultime nel 2004-2003, e sono veramente esperienze bellissime. Sono andati a vedere che cosa succede nel senso del tempo durante il sonno. Il 70% degli esseri umani si sveglia spontaneamente con uno scarto da 15 a 4 minuti prima e 10 minuti dopo l'ora prestabilita. D'altra parte, le sveglie esistono da pochi decenni. E la gente prima si svegliava senza gli orologi e quindi si svegliava per un meccanismo preciso. Se posso citare, scusatemi, la mia esperienza personale, io mi alzavo, mi svegliavo tutte le mattine senza la sveglia, solo l'idea di sentire il rumore della sveglia mi dava i nervi, alle 5:30 perché dovevo essere in ospedale, senza mai aver usato la sveglia, mai. Questo è frequente proprio nelle persone che hanno un impegno, ad esempio, professionale a una certa ora, si svegliano l'ora voluta senza problemi e senza sveglie. Questo che cosa significa? Che il meccanismo del senso del tempo che abbiamo dentro di noi è talmente condizionato che a quel momento, in quello spazio di tempo, comunica al cervello. Oh, giovanotto, ti devi alzare perché è l'ora giusta. Il 29% si sveglia 10 minuti prima che suoni la sveglia. Questo è anche un'esperienza fatta. Il 23% dell'umanità la sveglia non la usa mai, come il sottoscritto. Come tutta l'umanità fino a poco fa, perché le sveglie non esistevano. Soltanto i ricchissimi avevano la possibilità di farsi svegliare dal servo, ma altrimenti ci si svegliava così. E questa è un'esperienza personale. Questa è una conferma, come le altre, che il senso del tempo esiste come meccanismo nervoso. Quando noi diciamo questo, ecco un'altra cosa che vorrei correggere, e lo si trova ancora nella letteratura, anche scientifica, si parla di percezione del tempo. Questo è sbagliato. Io percepisco la bottiglia che è qui, ma non il tempo che è dentro di me. Io la bottiglia la percepisco, il mondo esterno lo percepisco, ma il tempo lo sento perché è dentro di me. E dentro questo tempo io, con il senso dello spazio, inserisco l'esperienza.
Ecco, questo, come si studiano queste cose oggi, non so se queste sono delle risonanze magnetiche, ma si possono vedere con le risonanze magnetiche funzionali quali sono le aree del cervello attive a seconda di quello che si fa. È una tecnica meravigliosa e straordinaria. Queste sono delle immagini che si vedono quando ci sono dei fenomeni che si riferiscono all'elaborazione del senso del tempo. Un'altra cosa che conferma la natura nervosa e quindi reale, il senso del tempo è reale, non è una fantasia, è quello che succede con i cervelli ammalati. Quando il cervello si ammala, non tutti, è stato anche molto difficile, cioè non difficile, impossibile fino ad ora fare una classificazione di tipo morfologico dei disturbi del tempo, tanto perché il tempo è una cosa straordinariamente complicata e secondo perché fino adesso non è stato possibile farlo, per tante ragioni anche inerenti all'anatomia cerebrale. Questo ad esempio era un uomo di 50 anni il cui primo sintomo e per 2 settimane l'unico sintomo di questo tumore, voi avete un'idea di che cosa sia? Questa è una risonanza magnetica, questa è la parte anteriore del cervello e questa è la parte posteriore. E qui vedete questo affare tremendo, un affare che non darei, è spietato. Questo è un tumore maligno, che è il tumore più maligno che esiste in natura, che si sviluppa nel cervello, il cui primo sintomo, ed era nella parte destra, che queste immagini sono rovesciate, nella parte destra del cervello, era quello che i tedeschi e poi in tutto il mondo si chiama il Zeitraffer Phänomen, cioè per esempio delle volte nel film bisogna girarli molto in fretta e questo è il Zeitraffer, cioè il tempo enormemente accelerato. Ecco, quello che lui raccontava, per esempio, aveva un bambino a casa, piccolo, che questo bambino naturalmente correva per casa, non lo poteva più sopportare perché gli sembrava che andasse a una velocità straordinaria, come lui stesso quando guidava l'automobile, gli era ancora possibile farlo per un paio di giorni, e aveva una velocità che era enormemente superiore a quella mostrata dal tachimetro. E così... Un altro caso, questo per esempio improvvisamente, anche questo, lo stesso tipo di tumore, si sveglia a mezzanotte convinto che fosse la mattina. Alla mattina pensa che sia sera, la moglie lo tiene, lui voleva andare a lavorare subito, la moglie lo tiene lì, non capisce che cosa significa più, che cos'è un'ora, non distingue un'ora da molte e così via. Adesso di questi casi qui ce ne sono parecchi, quello che vorrei, anche per esempio un'esperienza adesso che si sta attenti a queste cose, nei tumori maligni del cervello, come quelli che avete visto, o anche nelle metastasi cerebrali di tumori del corpo, gli ultimi mesi o settimane di questi pazienti, anche se sono in grado di prendere contatto col mondo, anche se sono più o meno orientati nel tempo e nello spazio, cioè sanno che è lunedì o che è sera, poi improvvisamente sempre di più vivono in un, che è impossibile da descrivere, in una vita senza tempo. Il tempo piano piano se ne va. È difficile ed è impossibile, io non ho mai trovato nessun paziente, anche che lo sentiva fortemente, che sia stato in grado di descrivere che cosa sia una vita senza tempo. La stessa cosa è quella che succede con le afasie, col linguaggio. Chi perde il linguaggio improvvisamente per un ictus, non riesce più a parlare, poi si riprende, non è mai in grado di descrivere la situazione in cui si trovava quando il linguaggio non c'era. Cioè non esiste linguaggio per descrivere la mancanza. È così come non esiste linguaggio per descrivere una vita senza tempo. Io credo che l'unico esempio... ci si può fare un'idea vaga di che cosa sia una vita senza tempo, guardate, per tutta l'esistenza. Io ho avuto anche una paziente che era un'architetta giovane, che ha avuto un ictus, aveva poco più di 40 anni, un ictus, tanti disturbi, tutti spariti, tranne il fatto di non avere più assolutamente l'idea di che cosa sia il tempo. Quella che in inglese, gli inglesi l'hanno battezzata timeless life, vita senza tempo. Questa però, con una forza di volontà straordinaria, andava e continuava a lavorare con tutte sveglie, tutti i marchingegni che le davano un senso totalmente estraneo alla sua coscienza, ma di cui lei si rendeva conto, del senso del tempo.
queste cose. Ecco, io credo che ci si possa fare un'idea, non so di voi che sia stato mai operato, quando si sveglia da un'operazione, soprattutto se è lunga, c'è un certo tempo, finché si è svegli bene, in cui non si sa, ma sono già stato operato, o l'operazione è finita, è cominciata. Ecco, quello è un momento, un periodo in cui si è presenti, si è svegli, ma non si ha esattamente il senso del tempo. Ma il timeless life è una condizione tremenda. Ecco, un'altra cosa del Zeitraffer fenomeno, questo è un fenomeno che viene studiato adesso con grande intensità, anche se non ci si riesce ancora a capire niente, è un'esperienza che è comune a tutti. Quando ci si invecchia, scusate la parola, ma la realtà è questa, il tempo passato, non il tempo presente rimane, il senso del tempo presente rimane quello che è, ma il tempo passato si accorcia enormemente. Non so chi di voi abbia passato gli 80 anni, ma in genere questo comincia già prima, ma in modo forse, io vi posso, la mia esperienza, io sono andato in pensione nel 2003, mi sembra di essere uscito dalla clinica 2 mesi fa, quando ci ripenso. Cioè, questo è una cosa che non dipende dalla latitudine, avviene ovunque, tutti ne sono presi, non dipende dalla condizione sociale, dalla condizione intellettuale, non dipende dal fatto, si dice, oh, perché i vecchi poi non hanno niente da fare, non è questo il fatto. Questa è sicuramente la modificazione dei meccanismi del senso del tempo indotto dal passare del tempo, cioè indotto dall'invecchiamento. Si studiano, ma non si ha assolutamente l'idea in che modo i meccanismi del senso del tempo cambino per dare questa sensazione della rapidità estrema del tempo passato. Adesso, non so se abbiamo ancora tempo, ma vorrei, questo credo sia molto importante anche per cercare di inquadrare questo fenomeno del tempo. Il senso del tempo non è un'esclusiva degli esseri umani. Tutti gli animali, tutti, che hanno un sistema nervoso, anche semplice, come quello delle api e delle formiche, hanno il senso del tempo. Recentemente, adesso ve lo anticipo, è questo, Menzel, che è uno studioso straordinario, un austriaco, che ha studiato le api, 350 specie di api, ha scoperto che le api hanno un senso del tempo che ovviamente non è numerico, non è che dire 10 minuti, un quarto d'ora, ma un senso interno del tempo che è superiore a quello umano. Cioè, lui fa questi esperimenti mettendo delle gocce d'acqua, mettendo delle gocce d'acqua zuccherate ogni 10 minuti, le api arrivavano lì non un secondo prima e non un secondo dopo. Lui dice non esiste essere umano che abbia un senso del tempo, senso orologio ovviamente, paragonabile a quello delle api dei loro 10 minuti. E questo è una cosa che si è sperimentato in molti altri, in moltissimi animali. Questo. E quindi noi, scrive Damasio nel suo ultimo libro, scopriamo le radici delle culture umane nella biologia non umana. Cioè, in altre parole, il senso del tempo nasce con i sistemi nervosi, quindi anche semplice, basta non pensare a quello che è stato trovato, quindi non possiamo parlare, nelle termiti del Brasile, di cosa non sono capaci quelle società, che prevedono un senso del tempo rigorosissimo, perché lì c'è una disciplina enorme, queste termitai, ci sono milioni di individui che se non ci fosse un senso del tempo preciso per tutti non potrebbero esistere. E quello c'è, esiste. E per esempio questo qui, questo stupendo uccello, in natura ogni 20 minuti infila il becco dentro un fiore e assorbe il nettare. Prima di 20 minuti non ci torna mai nel fiore, perché il fiore poi ha bisogno di tanto tempo per riformare il nettare. Se in laboratorio si fa un allenamento ogni 10, poi impara in fretta e ogni 10 minuti infila il becco in questo fiore finto, naturalmente. Ma quindi questo vuol dire che ha il senso del tempo, il senso dello spazio e anche la memoria. Altri esempi così di cui si è parlato molto, questo per esempio del topo, questo fu,
Questo topo naturalmente amano molto il formaggio, questo ha due possibilità, o si infila per questo canale qui e lì c'è un ostacolo che lo ferma per 6 minuti e qui ce n'è uno che lo ferma per 1 minuto. Dopo il secondo e il terzo tentativo il topo si infila sempre in quello di 1 minuto perché ha scoperto che è più corto di quell'altro. E questo è stato comunicato da Parigi nel 2012, anche questo è bellissimo. A tutti i topi di laboratorio si portava da mangiare alle 5 del pomeriggio, sempre nello stesso posto. Questi topi, che erano decine, pochi secondi prima delle 5, interrompevano tutto quello che stavano facendo e arrivavano lì perché sentivano che stava arrivando da mangiare, avendo quindi il senso dello spazio, il senso della durata, il senso del tempo, ovviamente, sviluppato come esattamente da noi. Ma la grande scoperta, secondo me, è quella di Menzel, di aver scoperto che le api hanno un senso non numerico del tempo che è più esatto e costringente del nostro. Questo delle api ne abbiamo parlato. Abbiamo finito la lunga storia. Citando questo che è all'origine di tutte le nostre comprensioni della natura, gli uomini hanno gli stessi sensi degli animali e le stesse intuizioni fondamentali, questo del tempo e dello spazio. Ad esempio, io abito in Svizzera, e in Svizzera c'è una valle dove c'è Davos, la città di Davos, lì c'è una specie di scoiattoli che nascondono il cibo in 4 posti diversi, solo 4, non di più. Poi lo vanno a riprendere partendo sempre dal primo, quindi sono ben consapevoli che devono andare a prendere quello perché sennò si invecchia, sanno dov'è, sanno quando è passato il tempo, quindi queste cose sono organizzate in modo che si potrebbe dire ma un lavoro così lo può fare solo un cervello umano, non è così. Quindi anche gli animali hanno le stesse intuizioni fondamentali, portano impressa nella struttura fisica l'impronta, gli uomini portano impressa nella struttura fisica, cioè nei meccanismi cerebrali, l'impronta indelebile della loro origine remota che risale a milioni di anni fa, che poi ovviamente si è sviluppato. Gli uomini, gli esseri umani, sono gli unici esseri viventi che sono in grado di attribuire un valore numerico, 1, 2, 3, 10, 20, al senso del tempo. Ma il senso del tempo esiste già negli animali con un sistema nervoso anche molto, molto piccolo, ma non per questo molto semplice. Ora, questa negazione radicale del senso del tempo come inesistente, del tempo come illusione, del tempo come, appunto, come illusione, come una specie di faccenda che non esiste, di cui i fisici ancora si dilettano molto, comincia a mettere in difficoltà i fisici stessi. Il primo che ne ha trattato con grandissima competenza e grandissimo valore è questo Lise Molin, pubblicato Il tempo rinato, pubblicato nel 12, che è uscito in italiano anche nel 14, in cui lui sostiene che la vera illusione non è il tempo, come dicono i fisici, lui questo è uno dei grandi fisici della fisica quantistica, questo è uno dei padri, lui stesso dice non è così, il tempo, l'illusione è il tempo come quarta dimensione dello spazio. Chi è che riesce a capire che cosa sia? C'è qualcuno di voi che riesce a capire che cosa sia il tempo come quarta dimensione dello spazio? No, non corrisponde alla natura umana. Questo lo dicono anche i fisici stessi. Bisogna sforzarsi, ma non ci si riesce. Quindi questa abolizione, questa rinuncia, questa definizione del tempo come illusione, cioè come falsità e in realtà, viene messa in dubbio oggi anche da molti fisici. Comincia a essere messa in dubbio anche dai fisici, ma ci sono molti fisici anche, c'è stato anche un incontro fra fisici e neuroscienziati poco fa, comunque che ha prodotto poco perché i due gruppi hanno continuato
come hanno fatto fino adesso, a parlare delle loro cose senza prendere atto di quel che dicono gli altri, se i fisici dovessero rimettere il tempo, cioè farlo rinascere, come dice Smolin, all'interno delle loro teorie, qui chissà che cosa succede, insomma non è una cosa così semplice, non è che si possa soltanto dire sì sì, noi adesso siamo d'accordo che il tempo esiste, insomma, dovrebbe cambiare molte cose. Allora, siamo alla fine, che cos'è il tempo? Il tempo, io trago le conclusioni delle neuroscienze cognitive, delle quali sono profondamente convinto, il tempo è reale. Il tempo è reale nello stesso modo in cui è reale il linguaggio, ad esempio. Ci sono anche altri, come dire, punti di contatto fra il senso del tempo e il linguaggio, l'estensione che occupa tutto il cervello. Il linguaggio lo potete toccare? No, niente, il linguaggio è un prodotto, anche questo, del cervello. Eppure, chi è che mette in dubbio la realtà del linguaggio? Senza linguaggio non esisteremmo. Lei ne parlava, il professor Tagliagambe, ieri, dell'importanza del linguaggio in tutti gli eventi della vita. E questo è il... Ah no, scusate, un momento... È una teoria della natura con sistema nervoso. Io non credo che le piante abbiano il senso del tempo perché non hanno sistema nervoso. Già per quello, insomma. Ed è una delle dimensioni fondamentali della vita. Quello è quello che sentiamo continuamente. E c'è stato uno scrittore enorme, magnifico, che ha riassunto tutta la chiacchierata che ho fatto fino adesso in due parole. Il tempo, dice lui, è un fiume che mi trascina. Io mi sento trascinato da questo fiume del senso del tempo di cui si parlava prima. In realtà però il fiume non è fuori di me, ma è dentro di me. Questa è la realtà del senso del tempo, così come le neuroscienze pensano di doverlo interpretare. Molte grazie. Grazie dell'entusiasmo. Grazie. Non è una spiegazione definitiva, per amor di Dio. Ma mi metto qui così, mi si vede anche perché la mia voce ormai è stenta per le tre ore di ieri. Hai rimesso al centro fra le cose, insomma, la tesi è il tempo è incorporato perlomeno in organismi biologici, perlomeno, forse poi anche in altro, ma insomma... Ma in quali altri? Ma non so, vegetali forse? No. No, vabbè, il no, tempo, no, ma... Così no... come noi, l'ho detto prima, il tempo è di tutti gli esseri viventi con sistema sì, nervoso. No, quello l'avevo letto, ma tanto non è questo vabbè, il punto, insomma, il punto della avanti. Mia domanda. Ho ristretto una tesi che tu vuoi rendere... ma io non avrei competenze per sapere se è così o non così. Quello che invece mi interessa è che secondo gli esperimenti di Libet o l'interpretazione che alcuni hanno dato di questi esperimenti, la coscienza assisterebbe in definitiva a una decisione presa, questa è una delle interpretazioni, non presa dal cervello in quanto tale, la coscienza sarebbe o epifenomenica o comunque testimone di qualcosa che è già avvenuto. Ora, mi è parso di capire dalle cose che ha detto, ma poi anche per mia convinzione, che la coscienza forse non è solo testimone, ma anche costruttrice del mondo, o perlomeno vi partecipa molto. Ora, se stiamo alla prima... tranche, diciamo così, dell'interpretazione dell'esperimento di Libet, le nostre libere decisioni sarebbero illusorie. Ma no, scusa, ma non è questa esperienza, è un'altra, eh? Sì, sì, no, ma sai che mi riferisco. Sì, no, d'accordo, d'accordo, no, d'accordo. Era una compressione, per intenderci, avrei dovuto allungare la cosa, ma insomma, effettivamente sì, è un altro esperimento. Però questo mi interessa perché tutto sommato in un certo senso è collegato. C'è una possibilità, insomma, tu come,
come la vedi questa cosa? Perché molti libri che si interessano dell'argomento e che in genere afferirebbero alla filosofia della mente prendono a pretesto per una negazione completa della libertà e del senso di costruttività della coscienza rispetto al mondo. Io avrei qualche dubbio, ho visto che insomma ti rivedo e ti saluto volentieri, vorrei ascoltare anche la risposta. Allora io, per questa è una discussione che dura dall'antica Grecia, quando parlavano del fato dell'uomo che non decide ma che è inserito dentro decisioni prese dagli dèi, è una storia antica questa. Io ti faccio, ti porto cioè, quello che con le visualizzazioni del cervello si è visto adesso, visualizzazioni che non è soltanto vedere ma anche registrare, oggi gli elettroencefalogrammi hanno una precisione, sono strati digitalizzati, quindi hanno una capacità informativa straordinariamente più grande di quella che aveva Lieber, no? Non c'è da paragonare. Allora, che cosa si è visto? Quando si fa qualunque cosa, ad esempio, si mette uno dentro la risonanza magnetica funzionale e si vede l'area del cervello attiva a seconda di quello che fa, o che pensa, o che sta ragionando. Allora che cosa si è visto? Si è visto, per dare un esempio, che si mettono in attività meccanismi diversi se uno sta ragionando in modo deduttivo. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, o invece induttivo, si parte dall'esperienza e si arriva a una conclusione generale. I meccanismi, le aree del cervello attive sono diverse. Qualunque cosa, qualunque pensiero o azione, sentimenti, stato d'animo che si creano, sono anticipati dall'attività di aree cerebrali. Va bene? Allora, un esempio, si mette dentro, si segue il cervello come funziona e questo paziente è libero di alzare la mano destra o la mano sinistra. Faccia lei, fra un minuto o due, alzi una mano. Guardando la risonanza magnetica, noi siamo in grado di sapere circa mezzo secondo prima che alzi la mano quale mano alza. Lo sappiamo prima noi di lui. Perché? Perché qualunque attività della corteccia cerebrale ha due informazioni. Uno va ai muscoli per alzare il braccio, l'altra va alle aree della coscienza. Ma deve partire di là però. Non so se sia chiaro la faccenda. No, un momento, non è finita. Allora, il problema è quest'area cerebrale attiva, va bene? Prima che la coscienza ne sia informata, che è quella che determina l'azione, è chiaro questo, di alzare il braccio destro o quello sinistro, lo decide, diciamo così, la corteccia, invia due informazioni, una ai muscoli e una alle aree della coscienza. Quindi quando le aree della coscienza vengono informate, il fenomeno, l'evento, il processo di attivazione dei muscoli è già in atto. Va bene? La domanda, punto di domanda, sul quale si sta lavorando con un'enorme intensità, soprattutto a Parigi, Duhem, non so se lo conosco, il grande che ha pubblicato dei lavori straordinari su questo. La domanda è, questa attività corticale della corteccia cerebrale è la causa del movimento di tutto quello che avviene o è un fenomeno collaterale o è addirittura un fenomeno casuale? Questo è il problema. Va bene? Allora Duhem ha avuto un'idea, secondo me, straordinaria, che semplifica il problema senza però risolverlo. Che cosa fa lui? Con delle, come si dice, delle stimolazioni magnetiche transcraniche si possono fermare i fenomeni, gli eventi nervosi, i processi nervosi. Allora, in quel fenomeno lì, lui sta attento di dare, questo è stato il suo esperimento, di magnetizzare il cervello quando le due informazioni erano già partite e quindi le ferma, non si muove niente.
Non so se mi spiego, eh? Quindi questa sarebbe una prova che la causa del movimento non è la nostra volontà, ma la causa del movimento, ciò che provoca il movimento è un'attività totalmente spontanea dell'area cerebrale. Questa è una prova, secondo me non è la risoluzione del problema, ma il fatto che interrompendo quell'attività non succeda niente e la persona non ne sia cosciente, cioè si vede nella risonanza magnetica l'attività della corteccia, no? Prima che quell'informazione arrivi alla corteccia della coscienza viene fermata, non succede niente. E quindi questo, ma allora qui, come dire, questo è un elemento che depone a favore del fatto che quell'attività sia la causa, ma secondo me non è ancora risolutiva. Quindi, adesso vediamo Duhem cosa produce nei prossimi tempi. Quindi la linea è sempre ascendente, cioè sempre dal cervello a una rappresentazione di coscienza e di conseguenza noi viviamo una vita indifferita alla fin fine. Beh, io adesso queste frasi non riesco bene a capirle. Noi veniamo avvertiti di quello che il nostro cervello ha deciso, cioè la coscienza è un sistema rappresentazionale di ciò che già, tra virgolette, è avvenuto. Esattamente. Che era la tesi di Giorgio Colli, insomma. Di? Giorgio Colli, un filosofo. Ah, beh, sì, Giorgio Colli, nel passato. Il biologo, sì. No. Ah, il Colli, lo studioso di Nietzsche e di Gesù. No, ma questo è oggi uno dei punti centrali della ricerca sui meccanismi della coscienza, è questo. Questo esperimento di Duhem, descritto nei minimi dettagli in un libro pubblicato da Cortina l'anno scorso, adesso il titolo, scusatemi, ma non me lo ricordo, ma lui stesso dice questa è una cosa che te pone a favore. D'altra parte, non so, guardando quello che succede nel mondo tutti i giorni, succedono delle cose talmente spaventose che è difficile pensare che quelle siano il frutto di una razionalità, di un pensiero, di una scelta, che senso avrebbe? Non lo so. Insomma, qui si mescolano tante cose, ma oggi la ricerca è a questo punto. Torno a ripetere. Quell'esperienza di Duhem mi ha fatto molta impressione, credo che sia molto importante, ma secondo me non è ancora del tutto definitiva per sostenere che il cervello può determinare il nostro comportamento con dei meccanismi, come dire, deterministici, no? come amano dire i filosofi. Ma dobbiamo accettare la vita per com'è, non possiamo inventarcela noi. Ha detto una frase che mi ha colpito e la riassumo. Dove si trova lei che non la vedo? In giro qui. Sì, dai. Ha detto che il cervello manipola il tempo. La domanda. Manipola il tempo? Sì, si è riferito al fatto che il cervello manipola il tempo. E se fosse il tempo a manipolare il cervello? A interagire col cervello? Alterarlo. Gli faccio la domanda più precisamente. Ma allora per lei il tempo ha parlato lei delle api. Sì. Quindi trasferiamo il problema, e ha detto che le api avevano una capacità di precisione non numerica del tempo più acuta dell'uomo. Quindi o diamo coscienza generale a tutti gli esseri vivi, diciamo agli esseri con il sistema nervoso, o il suo schema cade. Non lo sto dicendo in modo critico perché la sua lezione mi è piaciuta tantissimo. La relazione che ha stabilito, oltretutto con questo sperimentatore di Parigi, mi sembra straordinaria. Quella dei topi. Perché immediatamente noi facciamo un passo con questo tipo di ragionamento, con questo tipo di approccio facciamo tutti quanti un passo indietro e diamo riferimenti e l'uomo diventa non più un riferimento, ma uno dei soggetti dell'esistenza e quindi secondario con rispetto al meccanismo stesso della vita. Queste sono le conseguenze di quello che lei sta dicendo. Però a questo punto non parliamo più di manipolazione del tempo da parte del cervello,
ma parliamo di alcuni elementi che sono, presenti nella natura, che condizionano i tempi mentali degli uomini come tutti gli altri esseri umani vivi. Grazie. Queste sono opinioni diverse. Io le posso soltanto ritornare a dire che senza un sistema nervoso attivo, grande o piccolo che sia, i nervosi delle api sono poche migliaia di cellule, non hanno neanche il cervello, sono dei gangli. Senza questo il tempo non esiste. Quindi non so lei come possa rovesciare il rapporto di causa ed effetto. Ci vuole un come dire, è così come il linguaggio, senza le aree del linguaggio che abbiamo, il linguaggio non c'è. E quindi come possiamo dire che rovesciare il rapporto di causa ed effetto? Non ne vedo la possibilità. Non sento. Scusate, un aspetto tecnico, i ragazzi devono uscire perché hanno delle esigenze, quindi poi magari la discussione, magari vi chiederei di fare piano, e per gli insegnanti che sono interessati agli attestati sono fuori. Quindi ecco, non volevo togliere spazio a queste ancora alcune domande, però magari vi chiederei di fare con calma. Cioè? No, i ragazzi, prego, la domanda ce l'hanno. Doveva rispondere, c'era un'altra. Adesso mi metti batticuore. No, domani mattina verrà presentato un libretto di Roberto Battistone sulla meccanica quantistica, che raccoglie una conferenza che è stata fatta qui a Foligno qualche anno fa. Questo libretto è interessante perché riporta un'affermazione di Heisenberg che permette di far capire il collegamento tra tempo della fisica, forse, e i problemi che sono stati affrontati oggi. Cioè Heisenberg dice, nella affermazione classica di Laplace, secondo la quale se noi abbiamo la possibilità di conoscere il presente di un sistema complesso, ad esempio il sistema dell'universo, abbiamo attraverso il calcolo la possibilità di determinare con precisione, di conoscere con precisione anche il suo futuro, ad essere sbagliata non è, come generalmente si pensa, la conclusione, ma la premessa. La premessa, cioè, il fatto che noi possiamo conoscere il presente di un sistema. Perché la meccanica quantistica, attraverso proprio il principio di indeterminazione di Heisenberg, ci dice che anche di un sistema estremamente semplice come una particella elementare, noi non possiamo conoscere il presente, in quanto se conosciamo i parametri statici, la posizione, non possiamo conoscere con esattezza i parametri dinamici, cioè l'energia o la velocità, quindi non possiamo mai conoscere con precisione il presente di un sistema. In realtà dice, noi della la natura la possiamo conoscere solo per stati di successione e mai di coesistenza. Questo è il problema. Cioè, quello che ci dice la meccanica quantistica è che non coesistono nella nostra conoscenza tutti i parametri che sono necessari per parlare del presente di un sistema. Ecco, allora, la cosa che può essere interessante alla luce delle cose che sono state dette sulla dilatazione compressione è che probabilmente invece il nostro cervello ha bisogno di sentire la presenza, e quindi attraverso questi fenomeni che sono stati illustrati in maniera così chiara e così approfondita, supplisce proprio a questa lacuna della nostra conoscenza, che non è una lacuna dovuta a un deficit di conoscenza, ma in base a quello che dice Heisenberg sul suo principio di indeterminazione, è un principio ontologico, non è una situazione epistemologica dovuta a un deficit di conoscenza. Allora, se le cose stanno così, probabilmente una degli effetti affascinanti potrebbe essere quella che noi trasformiamo in coesistenza, in stati coesistenti che ci sono necessari per semplificare la nostra vita, conoscenze che invece si riferiscono obbligatoriamente a successioni di stati,
Che cosa, cioè, ti convince questo tipo di spiegazione? È una cosa, bisogna pensarci su, non è semplice rispondere in questa maniera. La cosa importante, secondo me, che manca completamente, è che i neuroscienziati, ce ne sono dei cervelli formidabili, e i fisici non prendono nessuna conoscenza di quello che fanno gli uni degli altri. Finché si va avanti così, ad esempio, mi pare se ne parlasse ieri, non so se con te o con qualcuno, il fatto che l'episodio che raccontava anche Einstein dei gemelli, no? Oppure, ecco, ancora più impressionante, il fatto che il tempo in alto sia più veloce che in basso, perché in basso c'è una forza di gravità maggiore. Questo, dal punto di vista del tempo come meccanismo cerebrale, è un'assurdità. Allora, però i fisici continuano a raccontarle in tutte le maniere. Com'è possibile, come dico, che in un campo come questo si continui in questa ambiguità senza tener conto di quella, anche quella dei gemelli? Non è per esempio più verosimile il fatto che gli orologi atomici che misurano il tempo in basso e in alto reagiscono in modo diverso alla gravità, per esempio, ma non è certamente il tempo che cambia dal punto di vista di come il tempo viene visto dalle neuroscienze. Ma tu dici di mancanza di comunicazione tra fisici e neuroscienziati, sì, sì. Eppure è stato proprio un fisico, premio Nobel della fisica, tra l'altro della stessa area, cioè di Zurigo, come Pauli, no? Sì. A mettere in evidenza proprio questo fatto nei suoi colloqui con Jung. Allora, parlate. E cioè il fatto che il tempo della fisica è un tempo appunto che ci porta a problematizzare il presente, e che il nostro cervello, attraverso quello che lui chiama il principio di sincronicità, studiato appunto approfonditamente con Jung, rende sincronici attraverso i processi cerebrali che attiva eventi che dal punto di vista fisico sincronici non sono. Allora, questo può spiegare perché, nonostante che da un punto di vista fisico il presente sia così problematico, il nostro cervello riesca a pensare il presente. E questo potrebbe anche essere un elemento per spiegare da un altro punto di vista anche gli esperimenti, il secondo esperimento di Libet, di cui parlava Valerio Martini, cioè che anche lì noi abbiamo fenomeni che si dislocano in una successione, ma il nostro cervello ha bisogno di renderli sincroni, e che quindi quel ritardo di cui Libet parla può essere riscontrato studiando il cervello. Poi però, se noi ci mettiamo dal punto di vista della coscienza, quel ritardo viene totalmente azzerato, perché il cervello ha bisogno di pensare come sincroni quegli eventi che, come tu giustamente hai detto, invece si dislocano in una successione temporale. Così è. Ma questo, voglio dire, è il risultato, no, proprio per dire che almeno c'è stato un fisico illustre che si è occupato di questi problemi, e questi sono i risultati degli studi sul tempo che Pauli ha fatto c'è questa straordinaria lettera di cui parlavo ieri, nel 1948, di Pauli a Jung, dove Pauli proprio pone questo problema: com'è che noi riusciamo a rendere, il nostro cervello riesce a rendere sincronici eventi che si sono magari succeduti anche a distanza di molto tempo. E lui mette in questione anche il problema del rapporto tra inconscio, nonostante sia un fisico, inconscio, preconscio e coscienza, proprio per dire che il fatto che certi fenomeni comincino nell'inconscio e poi si concludano a livello della coscienza è un fatto che dobbiamo accertare. Oggi le neuroscienze, con le quando trattano del problema dei sentimenti, mettono in evidenza proprio questo processo ininterrotto, senza soluzione di continuità, dall'inconscio alla coscienza. Si va molto molto più in là, insomma, tutti i fenomeni
si è fatto l'esempio dell'iceberg. La nostra coscienza è la punta dell'iceberg. Tutto quello che sta sotto, che però è fatto della stessa materia e degli stessi meccanismi, rimane incosciente. Rimane incosciente, ma rimane però in grado di condizionare i meccanismi della coscienza. È scusa, è stato oggetto, perché questo non lo ricorda nessuno, ma è stato oggetto di una celeberrima quanto misconosciuta controversia tra Sechenov, che poi è stato il fisiologo russo, allievo della scuola di Berlino, che per primo ha parlato dei fenomeni automatici come una delle caratteristiche e i riflessi di una delle caratteristiche fondamentali del lavoro del cervello, e Dostoevskij, non conosco nessuno. Invece rispondeva dicendo no, tu non mi puoi dire cosa di questo genere. Allora, il problema di fondo è proprio, abituarci a pensare che i confini tra inconscio e coscienza probabilmente non sono così netti. Ma non assolutamente, ma questo si sa già ed è stato dimostrato da decenni, questo non mi sembra questo il problema. Ma non fuderebbe la questione che la vera fase attiva sarebbe in quel più o meno inconscio, anche prendendo atto di quello che tu hai detto e quindi delle necessità che avrebbe il nostro cervello di comporre tempi diversi e così via, non fuderebbe la questione grave che la vera fase attiva sarebbe in una specie di preconscio e che la coscienza sarebbe soltanto la configurazione consapevole in cui il nostro cervello decide di informarci di che cosa ha deciso, ecco, per dirla in una specie di coscienza, una fase di orchestrazione, di orchestrazione, ma tu è necessariamente successiva. Tu capisci che cosa comporta questo? Che tutto il nostro senso di libertà è puramente illusorio, che la cultura non decide niente, è una pura escrescenza. Ma come la cultura non decide niente? La cultura è un prodotto del cervello. No, meno male. No, però sono state tratte. E io volevo, in modo, dando una forza provocatoria a quello che sto dicendo, io vorrei una risposta, io una mezza idea ce l'ho, ma non facendo mai esperimenti, così è puramente una configurazione culturale, teorica, però invece voi forse avete più competenze, vorrei poter dire qualcosa ai miei studenti di filosofia della mente, ecco perché mi interrogo. Scusate, questa conversazione è veramente interessantissima. Abbiamo più pochi minuti perché poi ci sono esigenze. C'è spazio per altri 5 minuti, magari se c'è un'altra domanda. Io volevo fare una domanda al volo. Ecco, un'altra proprio cosa perché qui dobbiamo. Non propongo nessuna lettura teorica di mia intenzione. Una domanda banale che mi sono sempre posta sul tempo. Proprio perché, come lei diceva, il tempo è un prodotto interno della mente, chi e come mai ha deciso di renderlo misurabile e quindi utilizzare una certa unità di misura temporale, cioè come mai un secondo dura un secondo, come possiamo essere sicuri, mi è venuto in mente anche pensando, no, alle misurazioni di sfasamento tra le percezioni e l'evento che accade. Però quell'unità di misura che è decisa quindi posteriormente alla scoperta del tempo o come concetto, chi ha deciso che un secondo dura un secondo e perché dura un secondo? Questo è stato, io questo non lo so dire, lo sai tu? La numerosità. Qualcuno lo sa. No, ma questo è un meccanismo, come è nato il GT, no? Il GT è nato altrimenti la convivenza sarebbe stata totalmente impossibile. Allora lì sono nati i primi orologi, le clessidre. Certo. Mi chiedevo proprio chi era stato a postulare che un secondo sarebbe stato l'unità di misura giusta. Anche la storia della lunghezza degli anni è cambiata continuamente. Questo non lo so. Farò delle ricerche personali. Mi dispiace.
L'ultima domanda, qualche minuto, grazie. Una cosa che si apre adesso parecchio e di cui invece sia lei ma anche il dibattito dopo abbiamo parlato poco, a questo punto è la dipendenza del concetto di tempo, diciamo, interno all'uomo dalla parte biologica. Perché a questo punto, mentre un tempo regolato dalla fisica è tutto fuori, un tempo neurologico a questo punto diventa soggetto a tutta una serie di meccanismi chimici che appartengono alla mia biologia. Esatto. Se io ho fame all'ora a cui di solito suona la campanella e faccio ricreazione a scuola, a quell'ora ci puoi rimettere l'orologio, oppure se è domenica e sono altrove, ma lì c'entra il mio metabolismo che ovviamente mi ricorda quello scorrimento del tempo. L'alterazione del tempo nell'ambito delle nostre attività e il fatto di svegliarsi a una certa ora, a questo punto le influenze che vengono da tutto il resto della chimica e della biologia dell'organismo umano, ha voglia a lavorare, si apre un portone enorme. Cioè, la conclusione sarebbe? No, che a questo punto tutti quelli che sono i miei meccanismi biologici e chimici modificano, influenzano e interagiscono con la mia percezione temporale. Esattamente. Ovviamente. Così è. E certo. E questo è il motivo anche per cui si è introdotto il tempo del governo, altrimenti certo. Non si farebbe convivere. Ma è certo. Il tempo è un evento biologico, non fisico. Questo è la realtà è che esiste e la riprova che è un evento biologico, un processo biologico vero, reale e non un'illusione come dicono i fisici, è dimostrata dal fatto che è presente anche negli animali. Ma a quel punto non è più neanche solo neurologico, perché diventa interattivo con tutti i miei meccanismi biologici, ovviamente biologico. Come devo dire, no, è puramente biologico, basta. Che poi il cervello sia influenzato anche dagli eventi non nervosi, questo è un altro discorso, ma devono però diventare degli eventi nervosi per avere un effetto, altrimenti non ne hanno. No, il cervello è il titolo anche di un libro uscito adesso di uno dei due grandi scienziati del tempo, è una time machine, questo è. Il tempo è lì e solo lì. Quindi va in tutti i suoi aspetti, anche quelli di cui parlava lei, va cercato lì dentro. Bene, sì, prego. L'ultimissima domanda, perché dobbiamo l'ultimissima chiudere, professore, è molto stanco. Sì, sì, no, ma proprio una cosa rapidissima. Riprendendo il discorso che faceva la professoressa e il suo, io sono totalmente d'accordo con questa visione del cervello come meccanismo fondante del tempo e di tante altre cose. L'unica mia perplessità, e riprendendo il discorso del biologico in senso più ampio, non sarei così certa. Ho presente uno, Antonio Damasio, che è il mio scienziato di riferimento preferito, secondo l'ultimo libro di Shamovich, mi sembra, sulle piante, sui loro meccanismi, è un neurobiologo israeliano, per cui il tempo non so se appartenga solo al nostro sistema nervoso, o per esempio, riguardo alle piante o i batteri, perché no, a meccanismi di tipo chimico. Però questo è un punto di domanda, adesso chiudiamo perché non voglio... No, ma, cioè, la vita vegetale ha un ritmo, anche quella che si svolge nel tempo, ma non è che, come dire, è determinata da eventi chimici, dal sole, se piove... No, ma, no? Per esempio, il fatto che se c'è un insetto su una pianta si attivano dei meccanismi chimici che vengono sentite dalle consorelle e hanno meccanismi di difesa. Non è che sono intenzionali, chiaramente, però sono meccanismi che nel meccanismo della selezione naturale si sono strutturati per favorire chiaramente la vita, la sopravvivenza. Però se uno ci pensa, potrebbero essere legati a percezioni del tempo analoghe a quelle degli esseri, degli organismi con sistema nervoso, pur essendo alti di tipo chimico, elettrochimico, eccetera. Non lo so,
è no, solo un'idea. Non è sicuramente così. Chi non, dove non c'è sistema nervoso non c'è senso del tempo, non percezione del tempo, che non esiste, l'abbiamo detto prima, non c'è senso del tempo. Le piante hanno un ritmo vitale che dipende appunto dalla temperatura, dal sole, dall'acqua, da quello che scorre nel tempo, ma non hanno il senso del tempo. Questo non è possibile. Bene. Bene. Io ringrazio molto il professor Benini. Io vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza. Grazie, professore.